Nel 1987 usciva su Commodore 64 Maniac Mansion, capostipite dei moderni adventure game e pietra miliare del passaggio dall'avventura testuale a quella grafica. A distanza di 30 anni, gli stessi creatori Ron Gilbert e Gary Winnick tornano con Thimbleweed Park, avventura che richiama lo stesso art style e l'umorismo delle grandi avventure grafiche Lucas. Nell'eponima cittadina vestiremo inizialmente i panni degli agenti Ray e Reyes, incaricati dall'FBI di indagare su un cadavere riverso nel guado di un fiume. Le premesse sono quelle del più classico dei racconti investigativi made in USA, e in effetti l'intento parodistico ha come target proprio storie di questo genere, in primis X-Files, non trascurando riferimenti a Twin Peaks. Nel loro peregrinare all'interno della cittadina, gli agenti entreranno in contatto con vari personaggi, tre dei quali oltre loro saranno sotto il diretto controllo del giocatore. Ed è qui che entrano in scena Ransom il Clown, il Fantasma Franklin e la Super Nerd Dolores, il primo vittima di una maledizione che gli impedisce di togliersi il trucco di scena, il secondo condannato a vagare fra i piani dell'hotel del paese e la terza tornata a Thimbleweed Park a seguito della morte del nonno Chuck, proprietario della fabbrica di cuscini e storico plenipotenziario del paese. Chi abbia già giocato alle avventure grafiche Lucas non potrà non aver notato le numerose citazioni presenti in Thimbleweed Park, che spaziano da Maniac Mansion a Zack McCracken, passando per The Secret of Monkey Island, e che ritroviamo anche negli enigmi del gioco. Su questi saranno più avvantaggiati i giocatori avvezzi alle dinamiche dei punta e clicca di casa Lucas, i quali raramente ponevano quesiti risolvibili secondo i dettami logici dei classici puzzle, ma al contrario costringevano al pensiero laterale, basandosi a volte su giochi di parole spesso di difficile adattamento linguistico e mettendo il giocatore a volte in condizione di dover tentare ogni combinazione possibile pur di andare avanti. Vi è la facoltà di selezionare una modalità facilitata, scremata dagli enigmi più ostici, ma ci sentiamo di sconsigliarla per godersi appieno l'esperienza di gioco, come consigliamo di attivare l'opzione citazioni fastidiose per fruire di tutti i riferimenti alle vecchie avventure grafiche lucasiane disseminati per il gioco. Dal punto di vista visivo, Thimbleweed Park centra perfettamente l'obiettivo, unendo un art style che richiama le avventure grafiche di fine anni 80 ma che serba la sua attualità, offrendo ambienti e paesaggi che riescono a essere evocativi di un'epoca passata ma mai polverosi, e trasportando il giocatore in un altro tempo senza mai dargli la sensazione di essere alle prese con un prodotto di retro gaming. Non può dirsi diversamente riguardo la colonna sonora, nella quale Steve Kirk riesce a compendiare ed enfatizzare il mood delle varie sequenze, chiudendo il cerchio di ogni ambientazione, mischiando sintetizzatori e strumenti classici e alternando musica d'ambiente a ritmiche proprie del rock progressivo, non facendo per niente rimpiangere il MIDI delle colonne sonore dell'epoca. Nel suo storico microsaggio Why Adventure Games Suck, Ron Gilbert scriveva dell'importanza del timing, e in effetti quello dell'equilibrio dei tempi drammatici è uno degli aspetti su cui il grumpy gamer Gilbert si è sempre incaponito e che ha caratterizzato negli anni la sua cifra di narratore prima che di game designer. Da questo punto di vista, Thimbleweed Park è un modello di arte del racconto videoludico, con tempi narrativi calibrati e un ritmo di gioco che non incespica, che gode di una storia scritta splendidamente e di dialoghi sulla falsariga dei grandi titoli Lucas. Non si parla soltanto dell'umorismo lucasiano di cui sono intrise le numerosissime linee di testo. La storia di Thimbleweed Park è figlia di una grande operazione metatestuale che ci offre maschere vive nei suoi cinque personaggi in cerca di espiazione. È il percorso di una catarsi, quello dei protagonisti del teatro dell'assurdo di Thimbleweed Park, ognuno animato dalla propria singolare ricerca, una catarsi probabilmente impossibile all'interno della finzione videoludica, almeno finché il computer che le dà vita resta acceso, sembra dirci Gilbert dai meandri del wireframe, elaborando una storia che certamente ricorderemo. Thimbleweed Park è un capolavoro di metaletterarietà che sul finale tocca picchi esistenziali come pochi, non meno di quanto lo fu, esistenzialista e metaletterario, quello di Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, unendo in un'armonia singolare il grottesco e il drammatico, il demenziale e il serioso, in un'opera che è certamente una delle migliori produzioni di Ron Gilbert in tutta la sua carriera di game designer.